un piacere, anzi direi un onore, avere qui in studio Vittorino Andreoli. Grazie di essere con noi. Grazie. Grazie. Allora, inizio con un conflitto di interessi, professore, perché da padre non posso non chiederle inizialmente dove sbagliamo noi padri, che cosa non dobbiamo mai dimenticare dei nostri figli. Beh, che il padre è un punto di riferimento che serve fin dalla nascita, perché lei sa che nel primo periodo, da 0 a 3 anni, il bambino deve raggiungere una propria identità. E la identità la si raggiunge solo se si fa riferimento a delle persone che sono costanti e che hanno delle caratteristiche proprie. Quindi ecco, dare testimonianza. Ecco, si chiama individuazione. Cioè io mi individuo se ho delle figure da cui distaccarmi. Allora, la figura del padre e della madre sono punti di riferimento fin dall'inizio. Perché sono partito dicendole questo? Perché generalmente si tende a dire che il padre serve quando i ragazzi sono più grandi. Il padre serve sempre. E non, certo, i ruoli poi tra padre e madre possono cambiare, ma è una figura essenziale. Quindi il problema è che i padri oggi non ci sono. Sono assenti. Ma perché siamo assenti? Ma perché, vede, il rapporto con i figlioli portano il padre ad essere, invece che solo autorevole, autoritario. Il padre è quello che deve prendere le decisioni, almeno nella civiltà occidentale. Il padre era il cacciatore, era quindi quello che risolveva i problemi. E quindi manca di quella pazienza, di quell'attesa, di quel saper guardare dietro il comportamento immediato, di cui le madri sono enormemente più brave dei padri. Questo bisogna dire. Però mi chiedo se in questo ruolo, che evidentemente noi padri moderni interpretiamo male, no? Perché invece i nostri padri, i padri di un tempo, erano più in grado di fare padri, se lo erano? Sì, vede, l'educazione risente del padre, del figlio, ma dell'ambiente anche. Lei pensi che il mondo del bambino già di adesso è di una ricchezza, di una modificabilità che è veramente difficile stabilire dei principi, stabilire delle regole, perché cioè già vanno all'asilo, vanno al nido, hanno subito gli stimoli che vengono fuori della famiglia. E allora il padre non deve solo capire com'è quel figliolo, com'è il rapporto con la moglie, ma deve capire com'è la società, il mondo entro cui un bambino è. Il compito diventa più difficile. Diventa molto difficile, perché il bambino si guarda rispetto ai propri compagni. Già a 2 o 3 anni c'è il confronto. E quindi la visione del bambino in realtà è una visione di una società. E su questo bisogna essere molto attenti. Bisogna poi avere tanta disponibilità per i bambini, perché vede, il padre si crede che debba dare degli ordini. In realtà bisogna guardare, ascoltare, osservare, giocare il figliolo. Giocare anche. Ecco, il gioco l'attività più ricca, insomma, perché c'è la possibilità di vedere. Quindi noi, i padri di oggi, sono insofferenti, pensano che si debba dire no, cose importantissime, ma dicono troppi no. Perché vedi, il problema del no per educare è importante, però basta non dire no a tutto, perché se uno comincia a dire no a questo, no a questo, no a questo, il bambino pensa che il no non abbia nessun significato. Appunto, scade pochi il senso, no, il no. Pochi no, ma quando si devono dare bisogna mantenerli coerentemente. Insomma, il padre bisognerebbe educarlo a fare il padre. Il padre è un equilibrista, mi sembra, no? Sì, ma poi ha una figura un po' particolare, deve essere il capofamiglia, deve essere quello che si impone, deve farsi notare. Insomma, l'idea del padre deve essere del padre che arriva, del padre bravo, il padre di successo. No. Per i bambini non serve il successo, serve essere padri. Esatto. Padri senza aggettivi. Le ha detto i no vanno detti, ma va detto anche qualche sì. Beh, certo. Ecco, qual è la distinzione? Quando bisogna dire no e quando bisogna dire sì?
Ma, vedete, bisogna vincere l'idea che al bambino, che poi dipende dall'età, di 3 anni, certo, di 6, bisogna spiegare tutto. Perché ci sono alcuni comportamenti che sono da evitare e quindi non c'è tempo di spiegare. Allora, il no è una modalità educativa che non deve essere la regola. Quando si può spiegare, si spiega, ma deve essere, come dire, molto decisa. Se diciamo no, deve essere poi un no sempre su quelle cose. Altrimenti dice di no il papà, la mamma dice di sì. Diventa un guaio. Allora il bambino impara ad andare a chiedere. Quindi, è una dinamica che conosco. Quindi il problema del no e del sì è fondamentale, però generalmente si eccede prima nei sì e poi nei no, poi i no diventano sì e il bambino ben capisce confusione. Che non c'è nessuna differenza, che è meglio arrangiarsi, come si dice. Una delle caratteristiche dei padri moderni che vogliono essere amici dei figli. È una sciocchezza, è una patologia. Il padre, vede, nella famiglia la caratteristica fondamentale è voler bene ai figli. Io chiedo sempre, quando un padre mi parla di un bambino, del proprio figlio, adolescente, dico, scusi, ma lei vuole bene al suo figlio? E la risposta è, ma professore, è mio figlio? Ma no, allora dico, vediamo cosa vuol dire. Oggi lei ha fatto tante telefonate, ha avuto tutto il mondo, ha chiamato suo figlio durante la giornata. Ma no, non so che cosa dire. Ecco, allora se gli vuoi bene, senti il bisogno di farlo. Quindi il voler bene del figlio vuol proprio dire non poter vivere senza. Questo è il problema. Quando lei chiede, per esempio, per gli adolescenti ad un padre, dice ma è suo figlio. La prima definizione è che è un problema. La seconda è che è un problema costoso. Le pare possibile? Nell'amore non c'è né problema, o perlomeno c'è, ma è condiviso e non è costoso, nel senso che dovrebbe far piacere. Le posso chiedere un ricordo di suo padre che è impresso nella sua mente? Mio padre per me è la figura più importante. Io ho avuto, credo, l'opportunità di conoscere personaggi molto bravi e questo ha contribuito al fatto che non mi montassi mai la testa e quelli che se la montano, lei lo sa, io li curo. E quindi anche per questo non posso montarmi. Ma vede mio padre... Ma si fanno curare poi? Come? Si fanno curare? Si devono far curare perché bisogna... Ma vede il padre, vede, c'è... Anche il mio papà era molto occupato, ma era una presenza, era uno che si era fatto... i bambini devono interiorizzarci, per cui siamo presenti anche quando siamo assenti. Allora ecco perché con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, i padri non chiamano il figlio per dire, sai Giovacchino, ho bisogno di te, stasera torno alle 6... Cerca di esserci, papà, perché che cosa hai da dirmi? Niente, ho bisogno di stare con te. Questo è l'amore verso un figlio. Allora, nella famiglia ciò che la caratterizza è l'amore. Ora, un amico non deve amare l'amico o l'amica. La scuola non deve amare i bambini, deve essere in grado di proporre autorevolezza, sapere, esempi, ma... Tutto ciò che caratterizza padre, madre, figlio, è l'amore. Se non c'è questo, nascono le discussioni. Ma amore vuol dire io ho bisogno. Questo è bello, insomma, aver bisogno dei figli. Con questo mica si lascia fare tutto. Vede, quando uno dice no, poi c'è il momento in cui quell'obbediente viene abbracciato e gli dice, vedi, era importante questo, perché serve a te, serve a noi, alla tua vita. Quindi l'amore, qualsiasi cosa ci sia, occorre l'amore, come nella coppia. Io dico, benissimo, discutete, io persino dico, ma adesso glielo spieghiamo, baruffate, tra virgolette, ma deve finire la baruffa come un abbraccio. Far vedere, cioè, che anche la discussione è parte del volersi bene. È un po' quello che dice Papa Francesco, no? Certo. Mai per la sua famiglia che è il mondo. Mai andare a letto senza dire scusa dopo una lite. Ma questo è importante. Addirittura bisogna abbracciarsi, far vedere che si può essere
aver visioni diverse, ma non cambia il legame. Lei ha dato alle stampe un romanzo, il titolo è Il silenzio delle pietre, edito da Rizzoli. Le chiedo di che cosa si tratta, perché il titolo mi ha incuriosito. Beh, il titolo è bello. È bello. Il silenzio delle... non se ne può più di rumore. E anche qui, anche voi ne fate... No, voi pacatamente. Voi sì, no, ma dico le televisioni, pensavo... No, voi siete bravi, ma... C'è bisogno di silenzio. Ormai, vede, finiamo per parlare... senza pensare. Ormai la parola non è più il risultato di aver pensato e aver tradotto un pensiero in parole. Ormai vengono fuori dalla bocca e senza un significato. Non ci sono più barriere ormai. Non c'è più barriere, è un automatismo. A questo lei aggiunga i cosiddetti strumenti di comunicazione, per cui il vero inquinamento sono le parole. Qui è pieno di vocali, di parole, parolacce anche. Perché poi... quindi, allora, in questo romanzo si racconta di un personaggio che non ha nome, perché può essere tutti. Siamo stufi del rumore delle città. Qui si immagina una metropoli, poi, insomma, qui a Roma lo è. E quindi proprio vuol dire che continuamente escono parole. E uno non può mai pensare, perché deve quelle che dice, quelle che sente, quelle che non vorrebbe sentire. Insomma, siamo sempre collegati, si dice. Non c'è il tempo di fermarsi e riflettere. Non c'è il tempo di fermarsi. Allora, credo, io racconto questa storia di un uomo che vuole fuggire dalla metropoli. E è una storia che è nel 2028. Perché? Perché io volevo avere un po' di spazio per poter intravedere, immaginare qual è il futuro, non fra 100 anni, quella è fantascienza, ma fra 10, sa, ci sono già i segnali adesso. E quindi sempre più noi siamo legati alle parole, quelle anche che sentiamo, quelle che leggiamo sulle parole digitali. Ecco, e quindi proprio la nostra mente è continuamente riempita di cose e non produce più niente. Vede, io sono convinto invece che in questa testa, non nella mia, nella in tutte, insomma, c'è un organo meraviglioso. Lei pensi che ci sono... Quando lo si fa funzionare, sì, diciamo. 85 miliardi di neuroni, miliardi. E anche la consolazione che do a quelli che hanno pochi euro. Dico, ma guarda che hai 85 esatto. miliardi di neuroni. Allora... Qui c'è in me dentro la fantasia, ci sono dentro gli affetti, c'è dentro la possibilità di pensare, di meravigliarsi di ciò che si può pensare. E allora l'idea è che questo signore parte da una metropoli e va in un luogo dove non c'è l'uomo. Esistono, va nel nord della Scozia, nord-west della Scozia. Perché proprio la Scozia? Perché ci sono dei periodi, dei luoghi, dove sembra che il Genesi si sia fermato al quinto giorno. Cioè sembra che l'uomo non sia stato creato. Naturalmente non voglio dire che sarebbe stato un buon sistema, ma insomma, là non c'è niente. Lei pensi nel Sutherland, che è questo luogo, è una regione grande come la Lombardia e ha 13.000 abitanti e tante pecore. E ci sono queste baie. E allora c'è una lì si immagina in questa baia in cui uno dice, ecco, vado via dalla metropoli per ritrovare me stesso. E lì c'è il silenzio. Lei mi ha fatto venire una curiosità, no? Perché parlava del 2028 e ha detto che i segnali di come sarà il 2028 ci sono già. Che mondo sarà tra 10 anni? Un mondo che è fatto di gente che vuole scappare. Scappare dalla città. Vede, non deve pensare che si possa scappare solo sulle gambe, correndo, o in questo caso... Guardi che c'è tanta gente che già scappa. La depressione è una fuga dal luogo dove diventa quasi impossibile vivere. Lei pensi, la depressione è un disturbo umanissimo, perché una persona si sente non solo incapace di stare in quel mondo, di fare qualcosa, ma si sente persino in colpa di non saper fare per gli altri. E quindi... tutte queste parole, tutta questa confusione
porta a dire: ma io qui non sono adatto. E allora ecco, il depresso si ritira in un angolo e pensa di non essere capace di vivere. Ecco, io qui racconto la storia di un uomo, ma che può essere la mia, quella di tutti, forse di molti di più, nel 2028, in cui vuole scappare. E chiedersi ancora: ma chi è l'uomo e che senso ha? E c'è la morte, no? Il concetto della morte che coinvolge il protagonista del suo romanzo e che mi dà lo spunto per chiederle, per tutti noi, che cos'è la morte. Ma, allora, la morte è il primo mistero dell'uomo. Perché il sacro, ciò che non si spiega razionalmente, è qualcosa che noi chiamiamo mistero. Questa è la caratteristica del sacro. Le religioni, come lei sa, sono risposte al mistero. Ma nasce tutto dal fatto che la morte è un evento che sembra quasi incompatibile con la vita. Sa, Darwin diceva che noi siamo portati a lottare per vivere. No? La lotta per l'esistenza, ecco, tipica dell'evoluzionismo. Qui noi sappiamo che questo che c'è stampato, quello che si chiama destino, insomma, per cui c'è la morte. Allora, la morte è un punto, è un mistero però che ha un significato per noi che viviamo. Che senso ha il dopo? Insomma, se lei vede, io mi sto chiedendo le domande che poi sono, si chiedono nei catechismi, cioè l'uomo, chi è l'uomo? Se non ci si pone l'idea del senso dell'uomo, la morte diventa banale. E oggi, non le dico nel 2028 cosa sarà, oggi la morte è banale. Si può uccidere come per togliersi un ostacolo. È una modalità per togliersi un ostacolo. La morte è qualcosa di cui è meglio non parlare, casomai. Ecco. Ma però si vive come se non ci fosse. Guardi la medicina. La medicina ormai considera la morte una malattia. Si arriva a dire: è morto per arresto cardiaco. Scusi, come si fa a morire se non c'è l'arresto cardiaco? Questo per dirle che c'è il tentativo di inglobare la morte non dentro il mistero, ma dentro un sapere, dentro la scienza. Invece, e quindi è un grande mistero su cui si deve pensare. E come si fa con questo rumore? Cioè, perché non è di dire: dammi tu cosa ne pensi, ma bisogna stare là su questa piccola baia e guardare il sole che cade, guardare gli uccelli che si muovono, guardare, vedo delle immagini qui, guardare le pietre. Allora, qui è bello, insomma, perché questo parte, va in questo luogo e comincia a interrogarsi da solo e comincia a interrogarsi: ma chi sono oggi? Che senso ho? Che senso, che senso, la grande ha, domanda. Che senso ha tutto questo? Il silenzio delle pietre, un romanzo tutto da leggere, no? Sì, anche credo di sì, perché... Senta, io avrei tante cose da chiederle, ma manca un minuto e mezzo. Ah, e no. Noi chiudiamo sempre chiedendo ai nostri ospiti, riprendendo le parole di Papa Francesco, grazie, scusa, permesso, noi chiediamo ai nostri ospiti, a chi oggi si sentono i nostri ospiti di chiedere grazie e a chi di chiedere scusa. Ma guardi, io le devo dire che la cosa a cui io devo chiedere scusa e noi dovremmo chiedere scusa è soprattutto alle persone a cui vogliamo bene. Ma lei lo sa che noi siamo particolarmente violenti. Adesso lei sa che c'è una violenza anche psicologica, non è solo la violenza fisica, ma noi maltrattiamo, diciamola così, in modo particolare le persone a cui vogliamo bene. Ecco, io credo che dovremmo chiedere scusa alle persone che vivono con noi, qualche volta anche ai figli, i quali pure qualche volta devono chiedere scusa ai padri, intendiamoci, perché non facciamo una sanatoria, non siamo qui per fare una sanatoria. Ecco, però, vede, la grande tristezza viene quel giorno per cui forse eravamo poco sereni, abbiamo trattato male una persona che invece ci vuole bene. Non so, ecco questo, chiedere persone. Poi vede lei ha tirato,
fa riferimento ad una personalità straordinaria, che è Papa Francesco. Credo che lui mostri quello che ciascuno di noi dovrebbe portare nell'ambito della famiglia, della piccola comunità, è la visione che lui ha del mondo, cioè lui ha una famiglia, no, piuttosto vasta, insomma, perché, no, riguarda tutti gli uomini. Ecco, ma chiedere scusa, ma così, ma vede, io sono padre, lei lo sa, ho tre figlie, ho nipoti, ma se io dovessi dire la bellezza, mi dia un esempio di bellezza, la bellezza del perdono. Che bello, eh? Che bello. Che bello, eh? Che bello. Grazie invece, lo dico io a lei, grazie per essere stato con noi questo pomeriggio. Noi adesso voltiamo pagina, torna qui Gabriella e continua a sfogliare la Bibbia alla ricerca della bellezza del creato. Oggi parleremo dell'aria. Tra poco qui, siamo noi.